Siamo qui con Domenico Candela al Grand Hotel Parkers di Napoli, un hotel meraviglioso con un ristorante, il George, altrettanto meraviglioso. Allora Domenico, com'è nata la tua passione per la cucina? Ce lo vuoi raccontare? Io ho iniziato come tutti comunque nella mia regione, in Campania, dopo la scuola alberghiera, ho iniziato a fare un po' di cucina classica campana, napoletana, imparando le basi. Secondo me uno non deve mai dimenticare le sue origini e da dove viene. Bene Domenico, parlando delle tue esperienze e dei tuoi maestri, sia in Italia sia all'estero, quali sono state le esperienze più significative per te? Il mio percorso è iniziato in Campania, in un grande hotel che è il Quisisana di Capri, con Stefano Mazzone. Lui forse vide qualcosa in me, mi mandò ad Alba, da Damiano Nigro, dove là ho imparato la cucina francese, la disciplina. Poi sono passato da là ad andare in Francia, da Yannick Alenou, per vedere un po' di innovazione, un po' di modernità. Poi sono ritornato in Italia e sono andato da Enrico Bartolini. Allora, che cosa serve in cucina per essere davvero organizzati? Un grande equip, perché da solo non vai da nessuna parte. Io ho avuto la fortuna di avere grandi ragazzi che mi seguono, e poi l'organizzazione credo che sia la base di una cucina, la disciplina, la pulizia. Invece, per lavorare serenamente, che cos'è che ti serve in una cucina? La tecnica serve in modo particolare, perché fa sì che tu faccia la differenza su altre cose, ma anche il dettaglio, soffermarsi sulla particolarità, sulla precisione, sulle cose. Parliamo invece di attrezzature. Che cosa serve in cucina per avere un'organizzazione perfetta da questo punto di vista? Secondo me oggi fa tanto l'attrezzatura. Per esempio un sottovuoto, una piastra induzione, un forno di un certo livello, un runner, un bimby. Delle attrezzature che oggigiorno servono molto. Dunque, tu hai preso una cucina nuova. Quanto ci hai lavorato sopra a livello di progettazione? Quanto tempo è stato dedicato a questa cosa? Questa cucina è stata disegnata su misura, dal minimo dettaglio da me e dalla GICO. È fondamentale che un cuoco faccia la cucina. La mia cucina è fatta sia con gas che con induzioni, perché sia il gas che l'induzione hanno un suo perché. La stessa cosa, perché io faccio delle cotture dirette, ho creato un risciò a temperature sotto la parte dei secondi, che la carne abbia il suo riposo dei 4-5 minuti a temperatura. Che cosa non può mai mancare in una cucina da ogni punto di vista secondo te? La cosa essenziale è un buon equip. Poi come attrezzatura secondo me la macchina per intera, perché tutto ha un suo perché sulla macchina, dal gas al fuoco. E in questo caso la GICO con me abbiamo creato veramente, secondo me, una buona macchina. Che cos'è che ti piace di più cucinare? Io amo molto cucinare la carne. Lavorare le carni e cucinarle allo stesso modo, nella mia cucina non può mai mancare il burro. Un'altra cosa interessante, un'emergenza che ti è capitata in cucina o che può capitare, qual è secondo te e come viene gestita? In cucina un'emergenza che può succedere, per esempio, che non funziona un forno e tu devi essere in grado, pure se cuoci un pezzo di carne anche solo in padella, di portarlo a cottura giusta e perfetta. Bene Domenico, grazie infinite, in bocca al lupo per la tua nuova avventura e ci vediamo presto.